Sono Greta del Campo Scali Surfing Festival e oggi sono qui con Domenico Scivone. Grazie Domenico per essere qui. Grazie, grazie per il vostro invito. Domenico Scivone dal 2012 è il direttore generale della Carpine Malvolti, che quest'anno non si presenta solo come sponsor, ma anche come parte attiva, inducendo un concorso rivolto ai registi che partecipano al concorso internazionale e al Music Video Competition, i quali realizzeranno uno script che poi diventerà un cortometraggio incentrato sulla storia dell'azienda. Carpine Malvolti e Cavoscari sono due realtà locali che collaborano da molto tempo. Vorrebbe dirci quindi brevemente com'è nata questa collaborazione? Iniziato benissimo, nella fattispecie nel 2018 ci siamo vicendevolmente resi conto di avere la stessa età, solo nel 2018, 3 anni fa, ci siamo anche resi conto che i nostri fondatori, Luzzati e Antonio Carpenè, erano amici, avevano collaborato insieme ed entrambi il merito di aver creato due realtà, una Accademia, quella prima la scuola di commercio che poi diventa Cavoscari. E per quanto riguarda Antonio Carpenè, la prima realtà imprenditoriale che ha creato il mondo del fumante, in modo particolare il mondo del prosecco. Abbiamo scoperto queste origini, queste radici che mai erano state verificate, mai erano state approfondite, così come poi abbiamo fatto nel 2018. Abbiamo anche scritto un libro insieme durante quell'anno, proprio collaborando anche tanto con gli studenti della Foster, degli studenti della scuola di Cognano, scuola di Enologia, intendo. E lì è nata la nostra collaborazione. Da ormai 3 anni che c'è un'intensa e proficua collaborazione, che quest'anno, in quest'ultima occasione, ma non sarà certamente l'ultima, abbiamo abbracciato convintamente anche il Cavoscari Festival, grazie anche all'energia che traspare evidente dalla professoressa Novielli, che ne è l'attrice di questo Cavoscari Festival. Da qui ci auguriamo che le opportunità di collaborazione siano tante, sempre di più, anche perché tutte quante sino ad oggi sono state estremamente qualificanti, estremamente dignitose per le rispettive strategie di comunicazione piuttosto che di coinvolgimento delle nuove generazioni, per cui siamo ancora del tutto fiduciosi che questo possa continuare nel futuro. Grazie. Perché quindi avete scelto di indire questo contest e di puntare su dei giovani per parlare di un'azienda così storica? Era da diversi anni che abbiamo sul cassetto quello di realizzare un film sulla storia della famiglia Carpinè, in modo particolare sulla prima, seconda e terza generazione che si sono avvicendati dal 1868, nella Trentina, fino appunto agli anni 70. E da qui avevamo già intrapreso alcuni approfondimenti sul mondo del cinema e già ci sono state diverse occasioni in cui abbiamo sostenuto l'attività di cortometraggi piuttosto che di altri approfondimenti di script che indagassero la nostra storia, la romanzassero e potessero portarla, potesse essa stessa divenire un contenuto per un prossimo film. L'occasione per l'incontro con l'Università di Foscolo e con questo importante progetto ci ha ulteriormente spinto a perseguire questo obiettivo perché riteniamo, con tanto rispetto e con tanta umiltà, riteniamo che ci siano tutti i presupposti perché la storia della famiglia Carpenè, la storia imprenditoriale della Carpenè Malvolti possono assurgere domani a un racconto cinematografico. Naturalmente è un percorso che vogliamo fare in maniera graduale, in maniera approfondita e stiamo cercando anche per questo delle collaborazioni ultra-professionali. L'occasione del Short Film Festival, organizzato da Foscari, ci ha dato l'opportunità di interagire anche con il mondo internazionale, con dei giovani registi, dei giovani scrittori di contest internazionali e quindi l'occasione è stata quella che questo modo di creare questo concorso, in primis perché da sempre il nostro impegno è andato in favore delle nuove generazioni ed è giusto porgersi dal punto di vista etico e imprenditoriale in questo senso verso i giovani. Dall'altra parte appunto con l'intento di divenire questo
realizzare questo nostro sogno attraverso appunto uno script che possa essere poi la base per la realizzazione di un film che possa realizzarsi entro il 2024. Perché questo? Perché nel 2024 ricorre una data importante, il centenario della prima volta che fu scritto in un'etichetta la parola Prosecco, grazie a Dio, nella seconda generazione. Prima di allora il padre Antonio aveva impostato l'etichetta chiamando il proprio spumante, che era il Prosecco, l'aveva denominato Champagne Italiano. Per cui nel 1924 è una data importante, questo è il nostro obiettivo, questi 2-3 anni che ci separano da questo importante anniversario, quello di realizzare, poter finalizzare questo film sulla nostra storia anche attraverso appunto questi concorsi in cui crediamo, anche perché c'è tantissima energia e che ho avuto modo di apprezzare anche nei giorni scorsi durante le proiezioni dei corti che ci sono stati durante la vostra short film festival. Lei infatti è anche un membro della giuria del contest. Cosa ricerca in uno script perché sia in grado di rappresentare la sua azienda al meglio? Cosa pensa che dovrebbe trasmettere? Io ho apprezzato tanto gli script che sono stati presentati durante questo concorso. E trasversalmente l'elemento che noi cerchiamo in assoluto, che abbiamo anche trovato, quindi fiduciosi in questo, siamo stati sicuramente soddisfatti, la verità innanzitutto della narrazione, l'originalità la stessa, è chiaro che apprezziamo altresì una lettura originale e innovativa. Questi sono i tre elementi che ci auspicavamo di poter apprezzare, e così è stato. Ci auguriamo anche che per il futuro, appunto, nelle altre occasioni possano intervenire, possono essere scelti tre elementi che poi ci permetteranno appunto di fissare lo script definitivo che costituirà la base per appunto la narrazione, la realizzazione della scenografia e quindi del corto o comunque di un film che possa raccontare appunto la storia che ci contraddistingue da 153 anni. Grazie mille Domenico, la ringrazio ancora per la disponibilità e buona giornata e buon lavoro. Grazie Greta, infinitamente per la disponibilità e il tempo. Buona giornata.